parliamo del Sinodo dei Vescovi, dapprima da un punto di vista più generale, poi da un punto di vista più concreto, cioè di questo Sinodo dei Vescovi. Il Sinodo dei Vescovi è una struttura che risale al 15 settembre 1967, quando il Papa Paolo VI, che sapete è stato beatificato domenica scorsa, a cui io sono legato come da figlio a padre perché mi ha ordinato sacerdote nel lontano 1962, gli ultimi che Paolo VI ha ordinato a Milano prima di diventare Papa. Paolo VI ha costituito questo Sinodo dei Vescovi, questa struttura ecclesiale, con il motto proprio Apostolica Sollicitudo del 1967, 15 settembre. La finalità di questo istituto del Sinodo dei Vescovi è quella di dare attuazione a uno dei principi fondamentali scaturiti dal Concilio Vaticano II, e cioè il principio della sinodalità. Il Papa sa di non essere solo nel governo della Chiesa, per governo si intende indicare qual è la strada da percorrere, quali sono le realtà da deliberare, rifacendoci a quello schema di cui abbiamo parlato sopra, quali sono le necessità vitali delle persone o della Chiesa in generale e quindi quali sono le risposte da dare a queste necessità vitali, quindi quali sono le deliberazioni di governo, quindi le leggi da istituire. Papa sa di non essere solo nell'intuire questo e nel prendere le decisioni, sa di essere insieme al Collegio dei Vescovi e sa che insieme Collegio dei Vescovi e Papa devono intuire e decidere. E allora, non essendo possibile che tutti i Vescovi insieme compiano questo con il Papa, allora bisogna ricorrere a un'altra struttura più semplice, più attuabile, che è quella del Collegio dei Vescovi, del Sinodo dei Vescovi, in cui è presente, ecco questo da capire bene, il Collegio dei Vescovi, rappresentato da alcuni Vescovi. Però è il Collegio dei Vescovi che è presente e insieme al Papa pensa e decide ciò che è bene per la Chiesa. Questo è il Sinodo dei Vescovi, così come è spiegato in questo motto proprio, Apostolica Sollicitudo, soprattutto. Poi il motto proprio indica alcune particolarità, di cui indica soltanto una. Il Sinodo dei Vescovi è strutturato in tre modi, in tre formalità: il sinodo ordinario, il sinodo straordinario e il sinodo speciale. Il sinodo ordinario è formato da rappresentanti di tutte le conferenze episcopali e da altri vescovi scelti dal Papa, soprattutto da quelli che lavorano più vicino a lui nella curia di Roma. Oltre ai vescovi, adesso, motu proprio Apostolica Sollecitudo non prevedeva questo, almeno in modo esplicito, forse in modo implicito, insieme ai vescovi ci sono altri chierici, sacerdoti e diaconi, e laici, uomini e donne, che sono presenti quindi nel Sinodo e agiscono col Papa e con gli altri
membri del sinodo con gli altri vescovi per la stessa finalità, cioè dire cosa è il bene della Chiesa e cosa dobbiamo fare per attuare il bene della Chiesa. Nel sinodo invece straordinario, che è una struttura più agile, sono presenti non i vescovi, i vescovi che sono presenti nel sinodo ordinario sono eletti dalle conferenze episcopali secondo il numero dei vescovi delle conferenze episcopali. Per esempio, se il numero dei vescovi della conferenza episcopale supera i 200 membri, allora i rappresentanti nel sinodo sono 5. Se il numero dei vescovi della conferenza episcopale è fino a 50, il rappresentante della conferenza episcopale è uno solo. La differenza con il sinodo straordinario, come quello che è avvenuto nelle due settimane scorse, è che sono presenti soltanto i presidenti delle conferenze episcopali, quindi non rappresentanti in numero variabile delle conferenze episcopali, ma soltanto i presidenti. Poi sono presenti i vescovi che aiutano il Papa nella Curia Romana, i capi dei dicasteri della Curia Romana, che sono attualmente 26, e altri vescovi nominati dal Papa, e poi altri chierici e laici. Il sinodo speciale invece è quello che si occupa, si chiama speciale in relazione alle tematiche, e cioè quello che si occupa di particolari regioni della Chiesa, l'Africa, il Medio Oriente, l'Europa, ed è formato da vescovi che provengono da quelle regioni, e quindi si occupano di quella problematica regionale. Quindi queste sono le tre forme in cui si articola il sinodo di vescovi, quindi a seconda di costituzione più complesso o meno complesso, e a seconda della tematica. Adesso parliamo un attimo di questo sinodo. Questo sinodo è un sinodo straordinario, quindi composto dai presidenti delle conferenze episcopali, composto dai capi dei dicasteri della Curia Romana, composto da altri vescovi nominati dal Papa, da altri chierici di presbiteri e da laici. Questi laici sono uditori o sono esperti. In caso, trattandosi delle sfide del matrimonio e della famiglia nel contesto dell'evangelizzazione, c'erano anche coppie, anzi i laici presenti erano soprattutto coppie di laici, marito e moglie. Il tema lo conosciamo bene, è la prima volta nella storia del Sinodo dei Vescovi che si celebrano due sessioni, una relativa all'altra, una in preparazione dell'altra. E in questo senso, allora, il Sinodo dei Vescovi di adesso è stato un sinodo straordinario, quindi con quella struttura più agile della quale abbiamo parlato, solo i presidenti delle conferenze episcopali, proprio perché questo sinodo era un sinodo in preparazione dell'altro, quindi doveva sgrossare la materia, preparare quell'altro che sarà quello più importante, quello vero, definitivo. Come si è svolto questo sinodo, e così capiamo anche come si svolgono gli altri sinodi. A
Aggiungiamo anche che i membri di questo sinodo erano 194, presenti 183, quindi assenti 11, se non vado errato nei numeri, ma si tratta di... E questi erano assenti per motivi di impossibilità a partecipare, soprattutto per malattia. Quindi 183 presenti. Come si svolge il sinodo? Si svolge in due tappe. Questo si è svolto così, ma anche gli altri sostanzialmente si svolgono così. Prima c'è una introduzione, un passo indietro, da chi è governato il sinodo. Evidentemente è presieduto dal Papa, che è sempre presente. Bisogna dire che sia, io ho partecipato ormai a 5 sinodi, sia Benedetto che Papa Francesco sono sempre presenti, tranne quando c'è l'udienza generale, come il mercoledì mattina, altrimenti sono sempre presenti, quindi ascoltano tutto quello che viene detto dal Papa. Però ci sono dei presidenti delegati, che sono 3, e sono quelli che moderano le assemblee, danno la parola, fanno magari delle piccole sintesi. Poi c'è il relatore generale, che è quello che adesso vi dico quello che farà, e poi il segretario generale, che è quello che siede ai lavori. Ovviamente sempre presente anche il segretario generale del sinodo, il cardinale Baldisseri, e il sottosegretario, che è un vescovo. Allora, come avviene, dicevo, sostanzialmente in due momenti. Inizia con una cosiddetta relatio ante disceptationem. La disceptatio è appunto gli interventi nell'aula, cioè nell'assemblea generale del sinodo. C'è questa relazione che non fa altro che richiamare l'instrumentum laboris e le risposte che sono arrivate dopo l'instrumentum laboris. In questo caso voi sapete che l'instrumentum laboris per la prima volta è stato dato sostanzialmente a tutti i cieli. Allora, le risposte all'instrumentum laboris compendiano questa relazio ante disceptationem, che è quella che poi guida gli interventi in aula. Gli interventi in aula sono di tutti i diritto a parlare, dicevo circa 180, 194, 183 presenti. Ciascuno ha diritto a parlare per 4 minuti, e una volta sola, che significa parlare per una settimana. Non è tanto, ma si può fare diversamente da così. Però da qualche sinodo, cioè mi pare da 2 sinodi, c'è anche dalle 18 alle 19 di tutti i giorni la possibilità di interventi liberi. Quindi c'è un intervento di 4 minuti, che è quello proprio in cui uno dice il suo pensiero sulla tematica del sinodo. E poi gli interventi liberi, in cui ciascuno dice quello che vuole, ma sostanzialmente dice alcune cose che lo hanno particolarmente interessato da quello che ha sentito dagli altri. Allora magari riprende, approfitta di approfondire o fare domande. Quindi interventi liberi dalle 18 alle 19. Si fanno 3 ore e mezzo al mattino, dalle 9 alle 12 e mezzo, e 3 ore e mezzo alla sera, dalle 4 e mezza. 2 ore e mezzo alla sera, dalle 4 e mezza alle 10. Questa è questo è lo svolgimento della prima parte del sinodo.
Alla fine della prima parte c'è una relatio post-discettazione. Queste due relazioni sono fatte dal relatore generale. Quest'anno era il cardinale, l'arcivescovo di Budapest, cardinale. E questa relatio post-discettazione dovrebbe fare il punto di quello che si è detto, di quello che hanno detto gli interventi in aula. Questa relatio post-discettazione viene consegnata ai padri sinodali, i quali nei circoli minori, questa volta, continuano a discutere. I circoli minori sono fatti secondo le lingue. Le lingue del sinodo sono quattro: italiano, francese, sono cinque, francese, inglese, spagnolo e tedesco, mentre nei circoli minori non c'è il circolo di lingua tedesca. I circoli minori, adesso non mi ricordo più se erano, dunque, sono quattro lingue, 3 per 4 sono 12, sostanzialmente 12 circoli minori. Nei circoli minori quindi si vede la relazio post-discettazione e si ragiona sulle tematiche della relazio post-discettazione, che quest'anno era composta da 62 punti, 62, cioè micro-argomenti, sotto-argomenti, sempre sfide della famiglia, del matrimonio, e quindi si doveva discutere su questi 62 punti e fare modifiche di questi punti o integrazioni di questi punti o eliminazioni di questi punti per arrivare a una relatio sinodi, cioè una relatio finale del sinodo. Quindi doveva tenere sostanzialmente lo schema della relatio post-discettazione e arrivare a una relatio conclusiva. Quindi i circoli minori discutevano e facevano proposte. Va bene questo numero, lo lasciamo così, oppure lo modifichiamo anche totalmente, lo cambiamo, oppure lo integriamo, oppure togliamo delle piccole parti, ecco così. Alla fine dei circoli minori, che sono durati la seconda settimana, non tutti i giorni, a mercoledì sera, i circoli minori consegnano la sua conclusione, che viene presentata in aula e poi determina la stesura della famosa relatio sinodi, quella che è stata pubblicata. È stato pubblicato tutto, ma quella che è più interessato è stata la relatio finale, con la votazione dei singoli numeri. Perché alla fine della seconda settimana è stata sottoposta alla votazione dei padri la relatio sinodi formata non più da 62 numeri ma da 50, per adesso, 60. Quella che è stata poi pubblicata con i risultati dei voti dei singoli numeri. Adesso non in questa discussione, però sinodo poi si conclude anche con un nuntius, con un messaggio che sarebbe un saluto che contiene alcune parti, alcuni elementi di quello che si è detto nel sinodo e quindi mentre negli sinodi precedenti le proposiziones erano tenute sostanzialmente riservate, quindi il nuntius doveva dare il contenuto del sinodo, questa volta il nuntius si è affiancato alla relatio sinodo. Adesso vorrei però entrare, prima delle vostre domande, in una, una valutazione del sinodo, adesso è completo.
complessa, ma possiamo dire così. I padri del Sinodo sono stati concordi o hanno sperimentato divisioni tra di loro? Al limite discordie tra di loro? La risposta non è facile. Diciamo così, il Papa all'inizio del Sinodo, proprio la prima giornata, lunedì 6 ottobre, ha tenuto un piccolo discorso iniziale. Lui ha detto: la cosa più importante di questo Sinodo è che ciascuno dica quello che pensa. Senza paura, senza nascondere niente, ha fatto un po' questa cosa dicendo, magari qualcuno pensa che dicendo questa cosa il Papa è scontento, poi mi rimprovera oppure non mi guarda più e allora non la dico. No, questo è sbagliato, questo non sarebbe sinodalità. Ciascuno deve dire quello che pensa. Questa è una cosa straordinaria. E la libertà di parola non è sempre stata così onorata nella Chiesa. Invece questa volta ciascuno si è sentito tranquillo di dire quello. Il Papa ha aggiunto poi, chi sente qualcosa che non gli è gradito, magari perché pensa, ma questo non è secondo la dottrina della Chiesa, o questo non si è mai detto, o questo è pericoloso, non si inquieti, non si preoccupi, siamo qui per confrontarci. E poi il Papa è il centro dell'unità, il centro dell'ortodossia, quindi abbiate fiducia nel Papa. Gli ha dato una grande tranquillità e anche una grande libertà di parola. Per cui c'era già da aspettarsi che non ci fosse uniformità di vedute, ci fossero delle divisioni nei pensieri, nelle proposte, nelle valutazioni, perché se uno non dice tutto quello che pensa, si uniforma a quello che normalmente la gente ritiene che sia giusto, allora evidentemente non ci possono essere contrapposizioni. Ma se uno dice tutto quello che pensa, non si può ipotizzare che altri la pensino, tutti gli altri la pensino come lui. Si può ipotizzare invece che ci siano delle persone che pensano diversamente e quindi ci possano essere delle disparità di vedute. Questo non significa però che ci siano delle discordie, perché io posso pensare diversamente da te, però ascoltarti con rispetto, con amore e dire io la penso diversamente, a me pare che questo sia sbagliato, però ipotesi, il pensiero è la proposta di un mio fratello e quindi sono ugualmente in comunione con lui. Altro quindi è la differenza di pensieri e di proposte e l'altra è la discordia. Sono due cose diverse. E allora io direi che nel Sinodo sono state diversità di e di proposte, ma non discordie. Questo faccio l'esempio nel mio circolo minore. Io sostenevo una cosa, altri sostenevano cose diverse. La persona che era più contraria a quello che io dicevo, alla fine ha detto, devo riconoscere che lei ha espresso il suo pensiero in modo molto convincente. Io non sono d'accordo, però devo dirle che rispetto quello che lei dice e approvo in parte, in qualche punto,
il suo pensiero. Quindi con molta onestà questa persona ha riconosciuto di non essere d'accordo con me, quindi diversità di pensieri e di proposte, ma di essere in comunione. Anzi, quasi io non conoscevo molto questa persona e siamo diventati più amici. Dopo questa contrapposizione anche un po' animata, diciamo così. Ecco, quindi diversità di pensieri e di proposte, non diversità di affetti. Sempre nella limitatezza della nostra natura, che a volte ci porta invece a contrapporci anche affettivamente, ma non è notato almeno visibilmente questo fatto. L'altra cosa che vorrei sottolineare è una diversa, come dire, mentalità o una diversa sensibilità di fronte a certe problematiche. Allora, i punti caldi, come tutti sappiamo, erano alcuni. Cioè, la domanda: come si atteggia la Chiesa di fronte a realtà come matrimoni civili, le unioni di fatto e, al limite, le unioni omosessuali. Come si atteggia la Chiesa? Allora, due mentalità o due sensibilità e quindi due linee, due proposte. Allora, mettiamo il caso limite. Siamo di fronte a una coppia di omosessuali. Dice il pastore d'anime, cosa dice la Chiesa? Certamente dice è una unione illegittima o illecita, questa cosa, ma comunque non voluta da Dio, contraria alla volontà di Dio. Questa è l'affermazione spontanea. Nessuno mette in dubbio che sia così. Però ecco, qui c'è la divisione. Qualcuno può dire soltanto questo, e cioè questa è un'unione non voluta da Dio. È sbagliata, è illegittima, è illecita. Qualcuno invece dice, un momento, sì, è così, però andiamo un po' avanti e vediamo che questa unione, questi due, o queste due, si vogliono bene veramente. Guarda, lei era malata e l'altra l'ha curata con grande sacrificio. Cioè, bello. Oppure, guarda, sono due persone che fanno opere di carità. Interessante. Allora io dico, rimango colpito, rimango positivamente impressionato da queste cose belle e le dico, in questa coppia di omosessuali ci sono delle cose positive. Allora non dico soltanto è un'unione illegittima, illecita, non voluta da Dio, ma dico, ma guarda, in queste due persone ci sono delle cose belle e positive. E ha ragione. Se uno però fa questo secondo atto di riconoscimento, l'altra parte, quella che si limitava a dire è una unione illegittima, non voluta da Dio, cattiva, quella parte dice, attenzione che se tu dici ci sono anche degli elementi positivi, in qualche modo riconosci che questa unione è buona. Questo non è vero, perché io parto dicendo è un'unione che in sé è sbagliata e poi aggiungo qualcosa in più. Ma questo aggiungere qualcosa in più non mi porta a dire che quella unione è giusta.
c'era la difficoltà, la separazione dei criteri delle valutazioni. Ecco perché questi numeri in cui si parla di matrimoni civili, fatto, unioni omosessuali, soprattutto questa ultima, hanno avuto voti pari. Poi c'era il problema, quello che ha avuto più voti contrari, su 4 a favore e 74 contro, era quello della ipotesi della possibilità, quindi dell'ipotesi, non dico possibilità, dell'ipotesi della domanda se si possono ammettere i divorziati risposati o divorziati ammessi che sono uniti fatto o risposati civilmente o uniti, si dice velocemente divorziati e risposati, di ammetterli o no i sacramenti della penitenza e della Eucaristia. I due sacramenti vanno sempre insieme, penitenza. Se io ammetto uno alla penitenza, cioè se lo assolvo dai peccati, immediatamente lo ammetto all'Eucaristia. Allora, sì o no? C'era una parte che diceva no, perché se io ammetto un divorziato risposato all'Eucaristia, è come se dicessi tu sei in una relazione buona, positiva, lecita. Ma se dico così, dico che il matrimonio precedente non è indissolubile. Sono affermazioni che si concatenano. Se ti ammetto all'Eucaristia, vuol dire che tu sei in una posizione buona. Se sei in una posizione buona, vuol dire che il matrimonio non è indissolubile, perché la tua unione è buona. Qualcuno invece diceva, un momento, il matrimonio è certamente indissolubile, su questo nessuno dubita, però ci sono dei casi che ti interpellano. E qualcuno faceva il caso seguente, l'hanno fatto anche in aula. Metti un uomo abbandonato dalla moglie, e sempre fare questa distinzione però, è tra chi ha abbandonato ingiustamente e chi è stato abbandonato, perché altrimenti si fanno delle ingiustizie, bisogna stare molto attenti su questo punto. Allora, questo uomo abbandonato dalla moglie con 3 bambini piccoli, la donna va con lui, si unisce a lui o con matrimonio civile o pensa, porta a quest'uomo aiuto psicologico, affettivo, alleva i 3 bambini piccoli, questi sono insieme da 10 anni, l'unione si è consolidata. Adesso questa donna si trova in condizione particolare. In aula si faceva il caso di questa donna che deve entrare in ospedale, subire un'operazione anche grave, non c'è pericolo di morte, però c'è preoccupazione di questa donna che io vorrei essere assolta dai miei peccati prima di entrare in ospedale. Oppure un altro caso che è stato fatto, che capita frequentemente, mio bambino deve fare la prima comunione e io vorrei, perché mi chiede, il bambino mi chiede, ma perché tu mamma non fai la comunione, tu papà non fai la comunione? Oppure è morta mia mamma e io partecipo alla messa esequiale, vorrei fare la comunione per la mia mamma. Allora, questi casi, cosa succede? Questa donna va dal suo parroco
e chiede la comunione. E il parroco dice: no, non posso darti la comunione perché tu sei in una posizione illegittima. Lascia prima la tua situazione e poi ti darò la comunione. Convertiti prima e poi ti darò la comunione. Però si dice: ma è possibile fare questa richiesta? Cioè, è possibile che questa donna lasci o comunque seriamente prometta di lasciare questa situazione? Se lo facesse, provocherebbe sofferenza a questo uomo, a certamente a questi bambini che la considerano ormai come mamma, e farebbe bene allora questa donna a lasciare la sua situazione. Certamente è un grosso problema. E se questa donna non può lasciare la sua situazione, io devo rimandarla e dire non si fa niente? Ecco il problema. Allora, si ipotizzavano questi casi di impossibilità di uscire dalla situazione illegittima, però necessità di ricevere i sacramenti, gravità e urgenza di ricevere i sacramenti. Gravità perché si tratta di casi speciali, io vado in ospedale, un bambino che fa la prima comunione, il funerale della mia mamma, e urgenza perché o lo fai adesso, non puoi aspettare. Ecco, allora si diceva, ma il sinodo non può disinteressarsi di questi casi, precisi, molto precisi. Si può uscire da questa situazione, si provocherebbero altre sofferenze e io ho il dovere di non provocare queste sofferenze. Però si tratta di casi di urgenza e di gravità. Allora si diceva: pensiamoci, andiamo avanti nella riflessione. Quindi non si diceva è possibile o non è possibile, qualcuno diceva sì, è possibile. Perché se io do la comunione in questi casi, non vado contro l'indissolubilità del matrimonio, perché tutti sanno che questa è un'unione illegittima, però si tratta di un caso speciale, connotato da gravità e da urgenza. Altri invece dicevano, bene, il caso ci fa riflettere e ci pensiamo, continuiamo a pensarci. Altri invece dicevano, no, assolutamente, in nessun caso è possibile. Quindi il pastore d'anima, il parroco, dovrebbe dire a questa donna, via, vai, non posso fare niente. Però di fronte a questo rifiuto c'è qualcosa che dentro di te si fa sentire che non è proprio così sicuro. Ecco. Qualcuno invece è sicurissimo. Ecco, allora le due anime, tant'è vero che questo numero, che tra l'altro era formulato bene, perché si diceva c'è chi dice che non si può perché si andrebbe contro l'indissolubilità del matrimonio, c'è chi dice invece che si può o comunque bisogna pensarci per questi casi specifici, ben precisi. Questo numero abbia ricevuto tanti voti negativi, che di per sé il numero era oggettivo, perché diceva semplicemente qualcuno pensa così, qualcuno pensa così. E votare contro ciò che è effettivamente avvenuto. Ma se tanti hanno votato contro, è perché pensano che ammettere semplicemente la possibilità di pensarci sia andare contro un principio intangibile. Sa come crede e esprime. Con libertà e il suo voto. Questa certamente è una sfida che il quale sinodo attraverso la Relatio Sinodi è una sfida che dà
alla Chiesa fino al prossimo sinodo. Teniamo conto che 104 padri hanno votato positivamente, anche se 74 hanno votato negativamente. Questo è pubblicato, non ci sono problemi. Il sinodo si è concluso, oltre che con la messa della domenica, e quindi beatificazione di Paolo VI, con una bella omelia, in cui il Papa ha ripreso in un punto il sinodo. Si è concluso soprattutto con un mirabile discorso, era un saluto, una riflessione, una meditazione, quasi si potrebbe dire una preghiera, che il Papa ha fatto alla chiusura del sinodo, ancora nell'assemblea, in cui ha rifatto brevemente il percorso del sinodo, ha detto appunto delle due anime presenti, tutte e due assolutamente legittime, e ha dato un grande senso di serenità. Non allarmiamoci, non angustiamoci, abbiamo fiducia nella presenza dello Spirito Santo, abbiamo fiducia nel Papa, che è il garante della verità, dell'ortodossia. E questo discorso è stato ascoltato, sai, quando tu percepisci che c'è un grande silenzio, che non è soltanto di nessuno che parla, ma che è, come dire, non nessuno che parla, ma che tutti ascoltano con una tensione speciale, spirituale, tensione interiore. E si vedeva proprio che, sai come San Paolo dice, i frutti dello Spirito Santo sono cioè, amabilità, la vostra amabilità, la vostra serenità, pace, ecco, si vedeva in quel momento questa presenza dello Spirito Santo. Quindi adesso c'è questa relatio sinodi con queste votazioni. Questa relatio sinodi diventerà i cosiddetti lineamenti, cioè l'inizio, cioè il primo documento su cui riflettere per il sinodo prossimo.